Buonasera a tutti i lettori e le lettrici di Vivi Casa Giove. Questa sera siamo venuti in questa splendida chiesa del Buon Pastore di Caserta, retta dal parroco Don Antonello Giannotti. Siamo in compagnia di alcuni amici, tra cui la presidente della banda musicale Città di Casa Giove, Silvia Cospito, il colonnello Mimmo Petrillo e il maestro, l'amico Antonio Mascoli. Professore, io vorrei iniziare con una domanda che parte un po' dalle origini. Quando hai iniziato a sentire questa passione per la musica in generale e soprattutto a diventare cultore dei complessi bandistici? Veda, ritengo che sia doveroso fare un riferimento al valore genetico di questa mia originaria passione. Io vengo da una famiglia di musicisti. Il cugino di mio padre, il maestro Mascolo, che ha composto tante belle marce, non ultime Fascino Esotico, che suonano tutte le grandi bande, era cugino di mio padre. Mio padre era di Celenza Valfortore, pugliese. A Celenza Valfortore nacque e si esibì una delle più grandi trombe, i flicornini, che ha avuto l'Italia, Antonio Iannanduoni, mio cugino. Quindi evidentemente è nella famiglia che c'è questo DNA di origine, ma questo non basta, perché se fosse vero questo, allora la ereditarietà in tutti i campi sarebbe un valore aggiunto non facilmente reperibile. Nel caso mio è tutto molto spontaneo, la verità è un'altra, che la mia passione viene fuori dall'età di 5 anni, quando mio padre prestava servizi. Mio padre era stato ufficiale degli Alpini, cavaliere di Vittorio Veneto, finito, grazie, salute a voi, a 98 anni, poi passò alla Forestale. E in quanto ufficiale alla Forestale comandava la tenenza di Pedimonte Matese con la giurisdizione del Taburno. A Sant'Angelo d'Alife, io avevo appena 3-4 anni, la festeggiano la festa di San Michele l'8 maggio, è la festa patronale, e chiamarono all'epoca la banda di Sogliano, una banda rinomatissima della provincia di Lecce. Tra le altre cose io sentì da bambino per la prima volta dal Nuovo Mondo di Giovoracchio, dove ci sono degli assoli per l'oboe. Lì se una banda non porta un oboista di sicuro rendimento, ebbene non farlo quel pezzo. Io sentii quell'assù, lo memorizzai. Pochi giorni dopo alla radio, guardi caso, ci fu una trasmissione dove trasmettevano dal Nuovo Mondo tutta la parte che riguardava l'oboe, e si trattava dell'esibizione, dell'esecuzione in questo caso dell'oboe della Filarmonica di New York. Io appena sentii quella parte chiamai mamma. Buonanima, mamma, mamma, Gigino Cappella. E chi era Gigino Cappella? Era l'oboista che aveva eseguito questo pezzo a Sant'Angelo. Tra l'altro Gigino, professore Cappella, veniva da Formicola, il mio paese di adozione. Per cui per noi, poi andò alla Filarmonica di Boston e New York, piccò un molo straordinario. Perché questa premessa? Perché avevo già una tendenza a memorizzare, ma soprattutto l'orecchio ad acquisire i motivi, quelli più significativi. A 5 anni che è successo? Io queste cose, ripeto, le ho dette nei grandi convegni. C'era la banda al mio paese a Formicola, che a partire dal mese di gennaio era di livello artigianale. Alla sala concerti del paese, all'epoca ogni comune aveva una sua formazione, iniziavano i concerti per la nuova stagione, dove il capobanda, vale a dire il sergente, così come si chiamava all'epoca, vietava in termini perentori che qualcuno potesse accedere alla sala concerti. Io per accedervi, chiedo scusa, mi andai a nascondere sotto una panca, tant'è che poi, ma ne parlarono pure i giornali. Il capobanda mi cercava insieme al tenente dei carabinieri, alla guardia municipale, dappertutto, e non mi trovavano dal pomeriggio. Poi la notte finalmente mi vennero a scovare sotto la banca. Questo fatto poi fu diffuso dai giornali, e tra le altre cose mi sembra significativo il riferimento, il maestro Piandone
famoso maestro Piandore della banda di Conversano, di Squinzano, scrisse una lettera ai miei genitori. Dice: signore, ho letto sui giornali, dice, ma suo figlio, quanti suoi figli ci dovrebbero essere per la crescita delle nostre formazioni bandistiche? Un bambino a quell'età che sfida le ire dei genitori ma anche dell'ambiente e si va a nascondere per assistere ai concerti. Qui nasce la mia passione, che poi si è, attraverso gli anni, io dico ingigantita, perché io tutte le feste patronali della zona, dove arrivava una banda, lì andavo io, accompagnato dai genitori o dagli amici. Nel 90 era sindaco di Ferrandina l'onorevole Saverio D'Amelio, che era tra l'altro sottosegretario alla pubblica istruzione. Io ero provveditore a Napoli, mi chiama un giorno e dice: senti, ma io non posso andare a Ferrandina quest'anno perché aveva impegni istituzionali, quindi ci vai tu, ti mando la macchina di servizio e vai a Ferrandina. A Ferrandina, fine agosto, si esibivano 12 complessi bandisti in una piazza, chi conosce Ferrandina, una piazza straordinaria, gremita di gente, si contavano 100.000 persone, secondo le stime della questura di Matera, perché Ferrandina è provincia di Matera. E io tenni la prolusione ufficiale per celebrare quel raduno, ma soprattutto per presentare un libro del musicologo, nonché maestro delle bande ministeriali, Fulvio Gre, che prima diresse la banda ministeriale dell'esercito, poi quella della finanza, poi ritornò all'esercito e presentò questo libro. Io glielo presentai e ci fu un successo enorme, e in quell'occasione raccontai quelli che sto raccontando. Poi la passione, naturalmente, sono cresciuto in tutti i sensi, anche assumendomi responsabilità sovente e naturalmente utilizzando anche la mia tendenza a fare della cultura, ecco, un po' un riferimento quotidiano, perché chi vuole essere impegnato in cultura deve sfidare le difficoltà giorno dopo giorno. Io non ho mai avuto problemi di questo tipo, mi sono assunto straordinarie responsabilità fino a quando nel 1984 decisi, insieme all'onorevole Ventre a Formiglia, che era all'epoca presidente della comunità mondiale, di istituire una grande banda a Formiglia. Formicola, che nel 1930 aveva partecipato ad un convegno bandistico a Napoli a 60 bande da tutta Europa, si classificò al primo posto, seconda la città di Napoli, diretta dal mai dimenticato maestro Caravaggios, che è riportato in tutte le letterature musicali. Formicola ebbe la medaglia d'oro. Per dire, dico no, disse a Riccardo, noi dobbiamo riprendere questo valore straordinario. Anche perché ha messo fuori strumentiste, musiciste, Formicola sempre. E fondai la banda della comunità mondana nell'84, rubando il povero compianto maestro Paris Terra alla banda di Pescara, che era la banda numero uno all'epoca in Italia. Venne a Formicola e poi da quel momento nacque non solo la passione per la nostra banda della comunità mondana, ma soprattutto la produzione di strumentisti straordinari, tra i quali Catone, Antonio Catone, un bambino così che diventò nel giro di 3-4 anni il primo percussionista d'Italia e d'Europa. Oggi è percussionista a livello ultranazionale al Teatro dell'Opera di Roma. Il trombonista Izzo, Franco Izzo. Basti parlare con Demo Morselli, è stato con lui, con l'orchestra di Demo Morselli, e poi è passata a New York, alla Filarmonica di New York. Insomma, a questo livello sta banda di Montemaggiù. La banda di Montemaggiù, che ha suonato in Sicilia per oltre 9 anni, tutta l'isola, perché noi facemmo un partenariato con il Teatro Massimo di Palermo, con l'Ente Lirico. Io ero provveditore a Palermo all'epoca. E fece un successo enorme. Erano 4 le componenti operative: Pippo Di Stefano, il tenore, Sal Genovese, il sassofonista famoso, Severino Gazzelloni, il flautista, e la banda di Montemaggiù, che operò a Palermo, in Sicilia e in Italia, ma soprattutto vinse il concorso a Ravenna
A Ravenna si celebra tutt'oggi il luglio ravennario organizzato dalla moglie di Riccardo Muti, e Formicola vinse la medaglia d'oro in uno di questi suoi interventi. Sta banda è andata avanti con miei grandi sacrifici, naturalmente, però l'abbiamo tenuta su per 30 anni e si è distinta dappertutto, in Italia, all'estero. Molti degli stasera stavano qui, due clarinetti, un flautista che hanno suonato con la banda di Monte Maggiore nel lontano 85-86 con il maestro Cammarani, con il maestro Ligonzo, il Fiorfur. Il maestro Ligonzo, non a caso lo nomino, perché il maestro Ligonzo mi gratificò di una cortesia che io gli chiesi quando il compianto Pompeo Ferrara, amico carissimo, io lo ricordo, mi chiese di voler andare in Puglia per inserirsi in una banda pugliese. Io chiamai Ligonzo, il quale dice: avvocato, me lo mandi. Lo mandò e lo mandò e lo inserì a Commerzano nella fila dei primi clarinetti. Poi diventò primo clarinetto dopo due anni. Da Commerzano andò a Squinzano. Quando poi decise di tornarsi, lui mi era legato, riconoscente, insomma, e mi confidò di voler fondare questa scuola musicale a Casaggiove, mettendo su la formazione del concerto di Casaggiove. C'era lui e c'era il compianto il Pidio Iannotta, che all'epoca lei è giovanissimo, non ricorda, che era cugina di Don Gennaro Iannotto, il proprietario della Selac, è chiaro, cugino di Elpidio Iannotto omonimo, tuttora vivente, purtroppo mi risulta che non è che stia molto bene, sono amico della moglie di Anna Speranza. E quindi questi contatti con Casaggiove, anche se in maniera disordinata, discontinua, ma sono stati significativi sempre. Io dico Casaggiove, mi associo al vostro presentatore dell'ultimo convegno che avete fatto, quando disse Casaggiove città della musica, io le ho precisato che lui disse questo, io poi mi associai dicendo Casaggiove città della musica, ma perché? Perché tra mille difficoltà, tra mille discontinuità, ha avuto sempre questo obiettivo di perseguire un fine capace di dare significato a Casaggiove anche attraverso questa strada. E allora, dopo l'incontro felice con la gentile signora, di cui naturalmente non possiamo non ricordare il marito, che io non ho avuto il piacere di conoscere, però chi ha operato nel campo della musica e per la musica dà una garanzia anche a chi non li conosce, la onestà intellettuale e la passione del tenore. Quindi, detto questo, oggi noi continuiamo questa collaborazione con la gentile signora, alla quale io ho chiesto tramite l'ottimo amico colonnello Petrillo di voler realizzare un partenariato tra la banda di Casaggiove, la vostra associazione e la nostra fondazione. Ce lo siamo detti già varie volte, ora dobbiamo passare dalla cultura del dire a quella del fare, e io sono disponibile per quello che posso dare. Bene. E lei diciamo è stato il promotore di questa fondazione, che poi insieme ad Antonello al parroco, che poi questa fondazione in effetti porta un titolo abbastanza di spessore, vis unita fortior, che vuol dire l'unione fa la forza. L'unione, però, prima dicevate, non intesa unione statica, ma unione dinamica. Esatto. Se vogliamo che vadano avanti, ma io lo dico, soprattutto un giovane, lei fa il giornalista, ma pensi che se noi non diamo significato concreto anche a queste nostre iniziative, a questa nostra passione, poi prima o dopo i sacrifici individuali si esauriscono. E un'iniziativa, ancorché lodevole come questa, mi permetto di dire, finisce per estinguersi. Allora noi non vogliamo fare le cose per farle cessare dopo due anni, anche perché nella fondazione, se lei avrà l'amabilità, io non so se la signora ha dato uno sguardo a quell'opuscoletto che io ho diffuso, noi teniamo un ventaglio di finalità a 360 gradi,
dove parliamo anche e soprattutto del fine di occupare i giovani, sia del mondo musicale che del mondo culturale in genere. I giovani vanno aiutati attraverso il coraggio, le passioni e anche le competenze degli adulti, se no che adulti siamo, se non diamo una mano ai giovani. Quindi voglio dire che questa iniziativa, soprattutto per Antonello, che nella fondazione io l'ho preposto alla promozione delle attività culturali e sociali, proprio per dare una mano ai giovani. Casa Giova, se vuole, diciamo, approfittare, tra virgolette, di questa occasione che io, naturalmente quale portavoce della fondazione, offro, avendone ovviamente la responsabilità, i più felici siamo noi, ma siamo noi nella misura in cui ci facciamo consapevoli e interpreti delle finalità non sempre espresse della vostra organizzazione. La signora so che ci tiene tanto e ci sono mille ragioni, naturalmente. Innanzitutto evocare quella che fu una tendenza nobilissima del marito. Secondo, in famiglia c'è pure uno strumentista. Lei stessa credo che abbia passione per queste cose. E oggi trovare una donna che ha passione per la musica e soprattutto per la banda sinfonica non è semplice. Concludo. Che cos'è la banda sinfonica? Lo ha detto Riccardo Muti nei suoi interventi ufficiali, rivolto a tutti: salvate la banda sinfonica, il vero valore culturale del nostro paese. Queste non sono parole mie, sono parole di Riccardo Muti, pronunziate il 20 giugno del 2000 a Conversano, al termine di un raduno bandistico. Lui stesso, Riccardo Muti, viene dalla banda sinfonica. Riccardo Muti si è esibito in prima istanza da ragazzino della banda sinfonica e lui chiuse il suo intervento: salvate la banda sinfonica. Se l'ha detto Muti, credo lo possiamo dire tutti. È chiaro. Ringraziamo l'amico carissimo che ha mediato alla sua maniera e ha interposto i suoi autorevoli e ottimi uffici tra me, la signora e l'ambiente. Lo ringrazio, caro Mimmo, anche per questo, ma soprattutto grazie alla signora che ha dichiarato la sua disponibilità. È chiaro? Aspetto notizie. Ringraziamo il professore Mascoli, una colonna portante di cultura a Caserta. Poi ringraziamo l'amica Silvia e l'amico Mimmo Petrillo per la loro disponibilità e per la loro passione che nutrono nei riguardi della cultura in generale, con particolare riferimento alla musica. Grazie.